Dunque, abbiamo deciso di dare il via a questa serie di iniziative perché siamo convinti che la fase 2, o cosiddetta fase 2, che il governo ha dichiarato inauguratasi questa settimana, rappresenta un salto di qualità e ci impone anche un salto di qualità come organizzazione politica. L'emergenza Covid ha diciamo, sostanzialmente dato il là al manifestarsi di una crisi sistemica sociale ed economica che però era già latente, era già nelle cose e l'emergenza pandemica non ha fatto altro che permettere che queste contraddizioni già esistenti scoppiassero e si palesassero in tutta la loro violenza e con tutto il loro potenziale trasformativo dal punto di vista del sistema. Abbiamo assistito ad una situazione in cui a farla da padrone è stata l'assoluta assenza di coordinamento e pianificazione a livello centrale, l'assenza di una strategia rispetto alla gestione della crisi, alla gestione sanitaria della crisi. Una situazione in cui le regioni si sono fatte concorrenza e concorrenza anche al ribasso. Rispetto alla salute, in particolare alla salute di chi si trovava e si è costretto a trovare anche durante la crisi sui luoghi di lavoro. Abbiamo visto esplodere con tutta la sua drammaticità, l'evidenza di una sanità pubblica ridotta all'osso anche in quelle regioni che ufficialmente rappresentavano il fiore all'occhiello del sistema sanitario nazionale regionalizzato e che ha testimoniato anche un sostanziale fallimento dei processi di regionalizzazione. Rispetto al quale oggi diciamo, vengono evidentemente in rilievo la necessità di fare alcuni passi indietro a partire dalla cancellazione dell'autonomia differenziata. Abbiamo però assistito anche ad un'altra cosa, cioè ad una sostanziale voracità della classe padronale rappresentata da Confindustria, che ha spinto continuamente e a più riprese per privilegiare l'accumulazione dei profitti privati rispetto ai diritti sociali, ai diritti della popolazione, dei lavoratori e alle questioni di salute pubblica. In tutta questa situazione, però, che abbiamo anche avuto modo di trattare approfonditamente nella prima iniziativa che abbiamo dedicato alla fase 2 e di cui vi invitiamo ad andare a rivedere il bel video che abbiamo registrato, c'è però una categoria sulla cui pelle l'apertura della fase 2 rischia di abbattersi con maggior virulenza. È una categoria che è già prima della crisi sostanzialmente in assenza di tutele ed è quella sulla quale il padronato sostanzialmente scarica ogni elemento di incertezza
che proviene dai mercati, ma anche ogni necessità di aumentare profitti a discapito delle tutele. Stiamo parlando del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Stiamo parlando di tutta quella categoria di precari, di lavoratori atipici, di finte partite IVA o di vere partite IVA, di riders, di fattorini, tutte persone che, tutti i lavoratori e lavoratrici che o hanno sofferto il costo di questa crisi con la perdita del lavoro, oppure non si sono potuti permettere il lusso di rimanere a casa perché sotto il ricatto della perdita del lavoro e quindi della loro fonte di sostentamento. Da Bonaccini a Conte, da Confindustria fino a Confindustria, passando anche per le porte spalancate che i sindacati confederali hanno offerto ad un sostanziale nuovo attacco al mondo dei lavoratori, per questa categoria in particolare di lavoratori si aprono degli spazi, diciamo, di ulteriore sfruttamento e c'è già, diciamo, un'agenda riformatrice che prevede che pagare le spese di tutto ciò saranno proprio queste categorie di lavoratori. E noi proprio di questo vogliamo parlare in questa assemblea che abbiamo convocato, in questa iniziativa, perché crediamo che oggi il nostro ruolo come organizzazione politica sia quella di metterci all'altezza, di porci all'altezza di questi attacchi, di queste sfide e di dotarci degli strumenti di analisi, di organizzazione e di proposta per costruire una posizione politica autonoma di rappresentanza di queste istanze. E per fare questo abbiamo invitato un po' di interventi che ci parleranno delle varie sfaccettature di questo aspetto, sia sul piano generale che a livello regionale, quindi rispetto alla condizione della regione Emilia-Romagna. Il primo intervento che abbiamo invitato è quello di Simone Fana. Che è autore di Bassa Salari da Fame, che, diciamo, fa attività di ricerca sul tema del lavoro povero, a cui chiederei di parlarci un po' diciamo, proprio di come il lavoro povero è diventato un pilastro, è diventato un elemento strutturale dell'organizzazione economica di questo paese e di come, diciamo, questo poi si è questa, questo elemento di strutturalità come ha incontrato, come ha impattato l'epoca del coronavirus e come si configura oggi questo tema. Allora sì, intanto buonasera, buonasera a tutte e tutti. Allora, questa è una questione, diciamo, che dovremmo affrontare in un periodo un po' più lungo rispetto a quello di questi mesi, che ovviamente, come è stato ricordato nell'introduzione, la crisi, la pandemia ha portato a maturazione delle contraddizioni che sono presenti nel paese da almeno 30 anni, da 25-30 anni. Diciamo così, io credo che soprattutto dal biennio 92-93, un biennio in cui la crisi economica, la crisi valutaria della lira e la crisi politica, la tanto
Tangentopoli, la crisi dei partiti di massa, hanno prodotto un mutamento dal punto di vista dei rapporti di forza nella società e anche una riconfigurazione dell'assetto istituzionale, quindi dell'economia italiana. Cosa succede in quel momento storico? Accade che da una parte l'Italia ratifica il trattato di Maastricht, entra dentro l'area europea, dentro Maastricht, dentro l'Europa, si avvicina verso appunto l'entrata nell'euro e accetta una serie di vincoli dal punto di vista di bilancio che peseranno tantissimo poi, diciamo, nella possibilità di fare delle politiche economiche espansive di spesa pubblica e di rilancio degli investimenti e dei salari. In quell'anno stesso, dopo il trattato di Maastricht, c'è l'accordo sul costo del lavoro del 92, che fondamentalmente è un accordo fondamentale perché di fatto cancella il meccanismo della scala mobile. Chi sicuramente lo ricorderete, era un meccanismo che garantiva appunto l'indicizzazione dei salari sul costo della vita, ed era un meccanismo che garantiva prevalentemente la parte più povera della distribuzione del reddito, della distribuzione dei salari nella società italiana, quindi la parte più povera della classe lavoratrice. Non è un caso che dal 93 in avanti la percentuale dei lavoratori poveri nella società italiana aumenta in maniera drastica, aumenta e viene accelerato questo aumento anche ovviamente dalle crisi economiche e dal governo delle crisi, cioè quella del 2008, quella più vicina a noi. Cosa accade sostanzialmente? Accade che un tessuto produttivo che aveva già avuto, diciamo, un passato, una pochissima sensibilità dal punto di vista degli investimenti in tecnologia, del rischio di impresa, diciamo un capitalismo, il nostro, quello italiano, che era stato trainato prevalentemente nei momenti alti della crescita economica dall'impresa pubblica, non vedendo più il ruolo dell'impresa pubblica, si trova a competere, diciamo, in un'economia globalizzata attraverso sostanzialmente la compressione dei salari e quindi la riduzione del costo del lavoro. Accade ovviamente che questo tipo di politiche vengono anche giustificate dal punto di vista ideologico. Vi ricorderete tutti, insomma, negli anni 90, a metà degli anni 90, si continuava a dire l'Italia cresce poco, è poco competitiva perché ha un costo del lavoro troppo alto, oppure per ridurre la disoccupazione bisogna ridurre il costo del lavoro, o ancora per aumentare la competitività dell'economia bisogna ancorare i livelli salariali a quelli della produttività. Chiaramente tutto questo è stato accompagnato da delle riforme del mercato del lavoro. Partiamo ovviamente dagli anni 90, al pacchetto Treu, che introduce il lavoro in somministrazione, poi la legge Biagi e poi in avanti Sacconi, e poi un processo che culmina con il Jobs Act, ed è un processo che ha un obiettivo principale, che è quello di ridurre di abbattere totalmente le famose rigidità del mercato del lavoro. Le famose rigidità del mercato del lavoro cosa significa? Abbattere prevalentemente, indebolire il contratto collettivo nazionale, che è lo strumento, diciamo, che vuole individuare una protezione universalistica salariale tra i lavoratori, da Palermo ad Aosta, e quindi portare la contesa direttamente a livello aziendale. Non è un caso che nel 93 l'assetto delle nostre relazioni industriali passa a dare un ruolo sempre più importante al contratto aziendale, e dice sostanzialmente gli aumenti salariali sono ancorati ai livelli di produttività che vengono determinati a livello aziendale. Cosa significa sostanzialmente questo? Significa spostare il conflitto economico e quindi il conflitto politico nel luogo in cui i rapporti di forza sono più diseguali, cioè in azienda, dove ovviamente il potere dell'impresa è prevalente sul potere del lavoratore. Consideriamo che questo è un paese in cui solamente il 20% della forza lavoro è coinvolta all'interno di contratti di secondo livello, di contratti aziendali, e quindi ha rappresentanze sindacali a livello aziendale. Cioè una gran parte di forza lavoro che non ha rappresentanza sindacale a livello aziendale. Quindi spostare il conflitto distributivo salari profitti e il conflitto sull'organizzazione del lavoro dal livello centrale al livello aziendale è una mossa per garantire alle imprese la libertà di determinare tutte le variabili principali, cioè produttività, salari, organizzazione del lavoro, quindi gestione dei turni, eccetera. Si diceva, quell'ideologia diceva, se noi portiamo, flessibilizziamo il sistema di relazioni industriali e il mercato del lavoro, flessibilità significa aumentare la libertà delle imprese di licenziare,
quindi flessibilità in uscita, e flessibilità in entrata, che significa aumentare i contratti atipici, cioè consentire alle imprese di poter assumere dei lavoratori per poco tempo, aggiustando la quantità di lavoro sulla base del ciclo di profitto. Tutto questo, questa grande riforma di flessibilizzazione del mercato del lavoro, di flessibilizzazione delle relazioni industriali, avrebbe prodotto maggiore occupazione, maggiore produttività, maggiore crescita. Ora, tutto questo ovviamente non è avvenuto e non è, diciamo, un fatto su cui ci può essere una disputa teorica, è un fatto empirico. Cioè, tutti i dati che noi abbiamo a disposizione ci dicono che dal 95 ad oggi i salari si sono ridotti, il ventaglio salariale, quindi la diseguaglianza salariale, è aumentata, perché ovviamente tutti quei lavoratori che possono contare sulla contrattazione di secondo livello o stare nelle imprese che hanno buoni fatturati, buoni investimenti, inseriti nella catena globale del valore, hanno aumenti salariali, spesso del salario variabile, cioè quello legato ai premi. Tutta la gran parte dei lavoratori che è fuori da questo meccanismo si impoverisce, quindi aumentano le diseguaglianze salariali, si riducono i salari complessivi, quindi la massa salariale complessiva, e soprattutto si ferma la produttività. Dal 95 ad oggi la produttività del lavoro si ferma, quindi la curva è assolutamente ferma. Questo per una ragione molto semplice, e cioè che la produttività, e anche la produttività del lavoro, aumenta se aumentano gli investimenti, se aumenta la domanda, se c'è maggiore crescita. Non aumenta se noi riduciamo il costo del lavoro. E questo è, diciamo, una lezione che non è che non dobbiamo assumere, diciamo, da un punto di vista esclusivamente marxista, è una lezione che viene anche dall'economia, diciamo, non marxista, seppure eterodossa. Cioè, la produttività aumenta se c'è domanda, se ci sono investimenti, e gli investimenti a loro volta aumentano se c'è un incentivo per le imprese di investire. Ma se non aumentano i salari, quali sono gli incentivi per le imprese a investire? Non ci sono. Le imprese possono tranquillamente competere sul costo del lavoro e quindi sul prezzo. Questo è quello che è accaduto dagli anni 90 ad oggi. Cioè, noi abbiamo visto un aumento del lavoro povero, che è stato accelerato con le crisi, una stagnazione della produttività, una crescita della domanda interna che è la più bassa in Europa, e ovviamente una specializzazione produttiva che è andata sempre di più, diciamo, nei settori a basso valore aggiunto, quindi nei settori in cui appunto la produttività strutturalmente non aumenta. Un dato molto interessante è quello che ci dice che dal 2008 sostanzialmente ad oggi l'occupazione è cresciuta solamente nei settori cosiddetti poveri, del terziario povero, cioè ristorazione, cioè alloggi, cioè tutta la parte del turismo povero. Questo ha creato ovviamente un galleggiamento dei profitti esclusivamente sul costo del lavoro, perché se io non posso aumentare la produttività per mantenere alti i profitti, devo necessariamente comprimere il costo del lavoro. È quello che è avvenuto in questi 25 anni e soprattutto dal 2008 ad oggi. L'occupazione aumenta, l'aumento dell'occupazione è stata tutta concentrata in questi settori, è un'occupazione esclusivamente a termine, cioè degli 800.000 posti di lavoro creati, il 90% sono posti di lavoro a termine, è cresciuto a dismisura il part-time involontario, cioè quella forma di ricatto verso i lavoratori che ha un effetto, diciamo, di depressione dal punto di vista economico, perché ovviamente se tu crei lavoro part-time, tutto il sistema economico ne risente, perché riduci i consumi, riduci anche la produttività del lavoro, e ovviamente crei un'area di marginalità, di sottooccupazione. Sostanzialmente queste ricette, che avevano avuto come premessa quella di ridurre l'occupazione, di aumentare la disoccupazione, di aumentare la competitività, come risultato effettivo, cioè concreto, empirico, hanno raggiunto esclusivamente quello di creare un'area di sottooccupazione. Questo è quello che è accaduto, diciamo, in questi anni. Ora, mi pare evidente che qui oggi ragioniamo di un'altra crisi. Dopo quella del 2008 ragioniamo di una crisi che andrà a impattare ancora più potentemente sulle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici. I dati che noi abbiamo a disposizione ci dicono già due cose. La prima,
che tutti i lavoratori, che una parte consistente dei lavoratori essenziali, cioè quelli, intendiamoci, quelli che hanno tenuto in piedi il paese mentre Renzi parlava in Parlamento, diceva apriamo tutto, fanno parte della componente più povera della forza lavoro. E qui vi dico, operatori sanitari, cioè tutti i lavoratori che oggi sono stati sostanzialmente esternalizzati nella sanità, che svolgono attività di assistente nei centri di residenza per anziani, tutta la struttura e la filiera logistica, tutta la parte dei lavoratori della grande distribuzione, cioè una quota importantissima della forza lavoro che rimane, che ha tenuto in piedi questo paese, è il lavoro povero, cioè i lavoratori essenziali. Ora, è molto particolare il fatto che da una parte tu hai un protagonismo effettivo di questi lavoratori che vengono immediatamente richiamati come eroi nazionali, eccetera, e subito dopo di questi lavoratori ci si scorda immediatamente. Questo è quello che accade in Italia. Non è un caso che Confindustria si sia già portata avanti sul piano del governo della crisi, perché qui noi dobbiamo fare, secondo me, una distinzione importante. È vero che c'è la crisi economica, ma non c'è l'autonomia della crisi, c'è un governo immediato della crisi. Dopo il 2008 c'è stata una crisi finanziaria che ha avuto ricadute ovviamente nell'economia reale, ma c'è stato un governo di quella crisi economica. Il Jobs Act, la riforma Fornero, il governo Monti e il governo Letta sono stati un governo di quella crisi. Il governo di quella crisi, da parte datoriale, dalla parte di Confindustria, chiede sempre le stesse cose, cioè flessibilità nel lavoro, flessibilità ai rapporti di lavoro, sblocco dei licenziamenti e soprattutto indebolire ulteriormente il contratto collettivo nazionale a fronte di un aumento di rilevanza e di importanza del contratto di secondo livello. E questa è una grande costante delle richieste padronali che avvengono, diciamo, successivamente alle fasi di crisi. Ora, io penso che, la difficoltà dell'area complessiva della sinistra in generale, e soprattutto, diciamo, di coloro che hanno svolto anche ruoli in Parlamento in questi anni, è quella da una parte di aver interiorizzato complessivamente il fatto che la crisi non ha un governo della crisi, ma la crisi è un elemento fatalistico che si abbatte, e quindi aver interiorizzato, diciamo, il punto di vista dell'avversario. E dall'altra parte quello quindi di non aver saputo anticipare il governo di questa crisi. Noi crediamo, abbiamo scritto questo libro, che tutte le battaglie oggi che vanno fatte vanno pensate proprio per anticipare una ristrutturazione che sarà evidente, sarà drammatica dei rapporti di forza nei luoghi di lavoro. Ristrutturazione che passerà attraverso, come ho già detto, nella flessibilità nel mercato del lavoro, passerà attraverso l'indebolimento del contratto collettivo. Badate, questo è un capitalismo, quello italiano, i cui profitti sono aumentati solo riducendo il costo del lavoro. Non è un capitalismo che sa fare profitti aumentando gli investimenti e il valore aggiunto. Sa fare profitti solamente se lo Stato interviene gestendo l'occupazione, la forza lavoro compatibilmente con quelle che sono le richieste della parte datoriale. Questo è, diciamo, un sistema che ha bisogno dello Stato, un sistema capitalistico che ha bisogno dello Stato, come appunto strumento di gestione della forza lavoro, di costruzione di un esercito industriale di riserva, che serve fondamentalmente come elemento di ricatto non solo per i lavoratori poveri, ma per tutto il mondo del lavoro. Quindi il tema è come tu anticipi questo tipo di iniziativa, che ci sarà, lo vediamo già nelle dichiarazioni che fanno un giorno sì e l'altro pure, e come anticipi. Io penso, per arrivare anche così, diciamo, a degli elementi anche di proposta, che il tema del salario minimo è un tema oggi che va sostenuto proprio per il dopo crisi, cioè è una di quelle misure che, proprio perché ha un valore di essere una battaglia ugualitaria, cioè di consentire a tutti i lavoratori di riconoscersi e di riconoscersi come parte che lotta contro un'altra parte, ha una funzione fondamentale per dire: se voi volete aumentare i vostri profitti, li potete aumentare solo se aumentate gli investimenti, solo se fate crescere il paese. Non lo potete più fare chiedendo continuamente dei sacrifici e chiedendo, come la retorica prevalente, l'unità nazionale, che significa, come la storia la storia d'Italia dimostra, ogni volta che c'è la retorica e l'unità nazionale, dietro questa formula generica si nasconde il sacrificio di una parte
da Lama nel 78 all'accordo sul costo del lavoro nel 92 al 2008, ogni volta c'è la crisi, si chiama l'unità nazionale, e tutti sappiamo che l'unità nazionale equivale al sacrificio sostanzialmente dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi il salario minimo è una funzione oggi fondamentale di protezione del lavoro, e attenzione, è anche un elemento di crescita economica. Qui c'è il secondo passaggio, cioè questo è un paese che è cresciuto poco, cresciuto in termini appunto di prodotto interno lordo, di ricchezza, di reddito nazionale, perché ha compresso terribilmente i consumi privati e gli investimenti pubblici. È cresciuto meno per questo, e noi dobbiamo, secondo me, fare anche una battaglia di questo tipo. L'aumento dei salari, l'aumento delle tutele del lavoro, la centralità della classe lavoratrice, non solamente quando ci sono le disgrazie, ma anche dopo, è funzionale non solo a combattere il lavoro povero, che è la vera emergenza di questo paese, ma anche per ribaltare e rovesciare il meccanismo che ha funzionato in questo paese, cioè moderazione salariale, bassi salari e stagnazione della produttività e stagnazione dell'economia. Questo va affiancato ovviamente anche a delle politiche espansive di creazione di nuova occupazione. Penso al settore pubblico, che è un settore che dopo il 2008 è stato uno dei settori più danneggiati dalle politiche di austerità. È il settore che ha visto diminuire in maniera esponenziale l'occupazione, e quando diminuisce l'occupazione del settore pubblico diminuiscono anche i salari dei lavoratori privati, perché più occupazione nel settore pubblico significa che i lavoratori privati non devono pagarsi la sanità, non devono pagare il trasporto pubblico, hanno la possibilità di usufruire e di accedere al trasporto pubblico. Riguarda ovviamente la centralità dell'istruzione, della ricerca e della scuola, riguarda quindi un complesso di iniziative che possono aumentare complessivamente la domanda e aumentare anche i consumi. E questa è la strategia, secondo me, da un punto di vista di lettura, che si può avanzare in una fase del genere, perché è evidente che dalla controparte si sceglierà sempre la solita cosa: si sta a campare sulle spalle delle persone che lavorano, non gliene frega niente a loro della produttività, loro la produttività non la aumenteranno mai, perché continueranno a competere sul costo del lavoro. Questo è un paese che ha fatto così negli ultimi 25 anni, e se non è stimolato a fare diversamente, continueranno a fare ovviamente così, continueranno a portare avanti questa situazione. Ora, il problema è che con questa crisi pandemica, cioè la parte di lavoro povero che hanno creato dopo il 2008 in quei settori di cui parlavo, turismo, ristorazione, servizi a basso valore aggiunto, è la parte che oggi entra più in difficoltà, perché molte di quelle imprese oggi sono chiuse, domani chiederanno di riaprire attraverso sistemi di ultra flessibilità e ultra precarizzazione del lavoro per garantire i loro profitti, e quindi bisognerà dire al governo, a chi assume posizioni politiche, questi profitti e queste imprese non possono chiedere investimenti a fondo perduto, trasferimenti a fondo perduto, senza occuparsi poi di dare salari e occupazione di qualità o decenti a questi lavoratori. Non è più possibile tornare al mondo di ieri, perché il mondo di ieri faceva schifo. Tutto qua. Mi fermo. Grazie veramente, Simone, perché ci hai fatto una panoramica, diciamo, compiuta sul modello di capitalismo dipendente e parassitario che abbiamo in Italia. Hai, secondo me, sottolineato anche delle cose molto rilevanti, a partire, diciamo, dal ruolo dei vincoli esterni dei trattati europei, per arrivare anche a, diciamo, in particolare al tema dell'identificazione del nemico come elemento fondamentale, no? Cioè questa idea che la crisi non è un evento naturale, perché il capitalismo non è un sistema naturale, ha degli interessi, ha delle forze e ha dei ruoli che vengono giocati. E in questa fase il ruolo, diciamo, dei nostri nemici è ben chiaro ed è molto forte anche. E quindi, diciamo, è molto rilevante ed importante comprendere, diciamo, come si articolerà il governo della crisi, da parte Confindustriale al governo.
alle opposizioni e ai governi regionali, che avranno sicuramente un ruolo anche in questo. E in particolare, poi diciamo, sui temi di proposta, diciamo, li posso dire in generale che li sposiamo in pieno, nel senso che il salario minimo a 9 euro è stata una proposta che Potere al Popolo Emilia Romagna ha fatto durante le elezioni. Il rilancio del ruolo del pubblico, che però non vuol dire la socializzazione delle perdite e la privatizzazione dei profitti. Penso che siano, diciamo, degli elementi di proposta che sono molto utili al dibattito e anche all'organizzazione di una costruzione di un'opposizione al governo padronale capitalistico, ecco, della crisi. Vorrei adesso passare un po', diciamo, a un focus più regionale, più emiliano-romagnolo, perché diciamo qui abbiamo toccato in Emilia-Romagna dei picchi epidemici molto forti, però allo stesso tempo l'Emilia-Romagna ha avuto anche un numero enorme di imprese che non si è fermato e che in molta parte rappresentano nell'immaginario o quantomeno nella, come dire, nella rappresentazione che sicuramente la classe dirigente di questa regione ne vuole fare, alcune punte della cosiddetta eccellenza del sistema economico emiliano-romagnolo. È un'eccellenza che però è un elemento di vetrina, che invece si regge in maniera anche qui strutturale su lavoratori precari, assenza di tutele, sfruttamento, che si interseca anche con questioni, diciamo, discriminazione razziale per le tipologie di lavoratori che vengono utilizzati in settori diciamo rappresentativi della regione come l'agroalimentare, ma anche la logistica. Vorrei diciamo su questo provare a fare un po' di domande a Giovanni Iozzoli. Che tra l'altro ha scritto anche un romanzo molto, molto evocativo e molto rappresentativo che si chiama L'Alfa Swine, sul tema, diciamo, del tema delle eccellenze romagnole, della retorica delle eccellenze emiliano-romagnole e anche sulla crisi però di questo modello. E di come questa struttura si tenga proprio su una connessione tra accumulazione dei profitti e sfruttamento del lavoro. Sì, buonasera, mi sentite? Sì. Io credo che il tema delle eccellenze nell'agroalimentare è un tema ricco di suggestioni, perché può essere usato come chiave di lettura non solo per un discorso sul mercato del lavoro, ma anche sullo stato reale del paese. Io nel mio libro ho provato a raccontare un pezzo di questa storia, usando una chiave ovviamente narrativa, raccontando qualcosa sul comparto carni nella provincia modenese, un settore industriale importante che contribuisce in una certa misura al PIL nazionale, che è considerato un segmento di punta dell'export italiano, è un settore da cui passano come semilavorati o prodotti finiti la gran parte degli articoli a base di carni che poi troviamo negli scaffali dei nostri supermercati. Ecco, scattare una foto a questo angolo di provincia modenese può essere utile per raccontare anche che cosa è diventata l'Italia negli ultimi 20 anni in termini di giustizia sociale.
Infatti, come diceva Chiara, come in ogni faccenda italiana, dietro alla vetrina ingioiellata e alle retoriche del Made in Italy c'è un retrobottega che spesso è sordido, un retrobottega nel quale le relazioni sindacali, il rapporto tra capitale e lavoro, il rapporto tra l'impresa, gli uomini e le donne che fanno vivere quell'impresa, negli anni si è degradato incessantemente. E più si esaltava l'eccellenza italiana come mito, più era necessario nascondere le basi di sofferenza sociale su cui tali eccellenze si fondavano, erano state costruite. Questo almeno finché alcune lotte, non hanno fatto saltare qua e là il tappo di omertà e complicità che copriva questo sfruttamento. Di cosa parliamo? Parliamo del dilagare progressivo del subappalto e delle cooperative spurie, questo non solo nell'agroalimentare, ma in tantissimi altri settori, oltre alla logistica, negli anni più recenti anche nella metalmeccanica. Parliamo anche di cooperative non spurie, formalmente legali, ma che hanno avuto solo la funzione di allungare, slabbrare, sfilacciare la filiera produttiva, la filiera del lavoro e spezzarla in tanti gironi all'insegna poi di una precarietà, di una povertà crescente del salario, fino alla condizione paradossale, ma assai diffusa, di molte aziende in cui ormai la maggior parte dei dipendenti reali, quelli che realizzano il prodotto, sono precari, inquadrati dentro una rete di appalti interni, in un sistema cooperativo che solo adesso sta provando a darsi una ripulita a seguito delle inchieste giornalistiche, di quelle giudiziarie, di alcune vertenze importanti, ma che nel tempo ha avuto spesso, andando indietro a guardare la storia degli anni 90 in questi territori, un'origine delinquenziale. Queste cooperative sono state uno degli strumenti della penetrazione malavitosa in queste terre, con tutto poi il campionario di attentati, intimidazioni, prevaricazioni, montagne di elusione, evasione fiscale e contributiva per miliardi. E del resto Cosa Nostra aveva un know-how storico in tema di intermediazione legale della forza lavoro, quella che prima si chiamava più chiaramente caporalato. Quindi da una parte la retorica dell'eccellenza italiana e dall'altra imprenditori senza scrupoli che assoldavano cordate illegali o addirittura paracriminali per organizzare concretamente la produzione di quelle eccellenze che ci venivano vendute come frutto del genio italiano. Quindi bassi salari, costante minaccia di licenziamento, cambi appalti, fallimenti pilotati, come diceva Simone, recupero continuo di margini di competitività solo sulla pelle del lavoro vivo, in presenza di una stagnazione storica dei tassi di investimento che in Italia sono sempre rimasti negli anni 90 assai bassi. È stato questo poi il segreto, il motore del business nel comparto carni e in molti altri settori di impresa. Penso anche alla dimensione ideologica o di immaginario che ha avuto un suo ruolo. Tutte le suggestioni oggi legate al tema del food, del buon cibo italiano da esportare nel mondo come modello del saper vivere, il mulino bianco del cibo sano in un mondo armonioso. Ecco, tutte bugie per coprire una realtà di grande sofferenza diffusa, e parliamo solo dei casi poi più clamorosi, quelli che sono venuti alla luce, la punta dell'iceberg, quelli che ci sono stati mostrati dalle vertenze esemplari della Castelfranco, della Almar, di Italpizza. Un'altra ragione di interesse generale per fare il focus su Modena riguarda il ruolo di laboratorio che questa città ha assunto
oggi, in questo momento storico, fino a determinare quello che molti hanno definito il sistema Modena. Modena è forse l'ultimo baluardo di quello che un tempo era chiamato il modello emiliano. È la città che elegge il sindaco del PD al primo turno, è quella in cui il sistema come cooperativo è totalmente omologato al sistema delle imprese private, in cui la rete delle complicità tra profitti e istituzioni è ancora molto solida, ed è anche il modello per esperimenti repressivi importanti, non occasionali o territoriali. È a Modena che si è imbastita l'indegna provocazione contro Aldo Milani, l'operazione ordita da procura, questura e vertici aziendali della Alcar per distruggere il sindacato di base, che è finita nel disonore per chi l'ha imbastita e nell'assoluzione per chi l'ha subita. È a Modena che è stato istituito un vero maxi processo, vengono i brividi a dire questa parola, ma tale è, contro un'ottantina di lavoratori ex Alcar che avevano lottato contro il licenziamento. Ed è a Modena che è scoppiato il bubone Italpizza, un altro gigante importante dell'agroalimentare italiano. Italpizza, ai cui cancelli sono stati sparati nell'arco di alcuni mesi centinaia di candelotti lacrimogeni addosso a principalmente donne lavoratrici che si erano ribellate a una condizione di vita e di lavoro evidentemente diventata insostenibile. Insomma, sembra che a Modena si cerchi di tenere in piedi il peggio, solo il peggio, quello che è rimasto del vecchio modello emiliano, che ovviamente non era solo questo, ma la crisi e in generale lo smottamento sociale, diciamo, degli ultimi decenni, ha lasciato di tale modello solo le macerie. Oggi, in questi territori, la riflessione sul precariato che voi proponete non può eludere il tema della crisi del modello emiliano, soprattutto nei suoi nodi storici del rapporto tra lavoro e riproduzione sociale. E attenzione, perché il modello emiliano cosiddetto non era una faccenda che riguardava solo chi abitava lungo la via Emilia. È stato il modello di riferimento per molti nel dibattito nazionale. Io ricordo la discussione sulla ricostruzione nel dopoterremoto in Irpinia, quante volte in quelle latitudini veniva evocato quel modello, il modello emiliano, come mitologia delle buone relazioni sociali, come modello di integrazione, di mobilità, del rapporto virtuoso tra pubblico e privato. Ecco, cosa è rimasto di quel modello? È una domanda che è necessaria oggi porsi. Probabilmente solo gli elementi più deleteri sono rimasti, quelli del soffocamento del conflitto sociale, che viene giudicato un elemento estraneo che va immediatamente espunto, bloccato. La parte buona, per così dire, di quell'esperienza e di quella mitopoiesi si è esaurita sotto i colpi della crisi, dell'avanzata liberista. Quello che residua oggi sono le camionette celere davanti ai cancelli degli stabilimenti dell'agroalimentare o dei magazzini della logistica. E pensare che la vecchia narrazione del modello emiliano, quella storica, affidava alla classe operaia la vecchia composizione operaia ad alta professionalità, ad alto tasso civico, sindacalizzata, politicizzata, un ruolo ideologico e d'immagine importantissimo. Nell'iconografia del modello emiliano, l'operaio era il garante, il testimone della bontà di quel modello. Pensiamo ad esempio al tentativo fatto dal Partito Comunista nel 77 di mobilitare i consigli di fabbrica contro il movimento a difesa della cittadella bolognese assediata dai barbari. La classe operaia aveva un ruolo centrale nella narrazione del modello emiliano. Ora, dalle macerie di quella storia esce una nuova composizione operaia, quella odierna, che è infinitamente più povera di potere, di salario, di diritti, di prospettive e anche ovviamente disillusa dal sindacato e ignara delle sue potenzialità reali.
E qui le distanze oggettive tra questa nuova condizione operaia e le forme moderne del precariato metropolitano si fanno sempre più labili. Parliamo del medesimo campo di interessi, parliamo di soggetti che attraversano l'ambito della produzione e della riproduzione sociale in modo indistinto. Questo è un terreno fondamentale su cui lavorare in futuro. Giovanni, un'altra domanda che ti volevo fare, a cui ti chiedo di rispondere in maniera insomma, breve, anche se meriterebbe molto più tempo riguardo a questo, no? Nel tuo romanzo c'è un evento, una figura che non possiamo non possiamo non ricollegare al fatto reale che ha coinvolto Abdel Salam, no? Sindacalista USB travolto nel 2016 da un tir mentre picchettava alla GLS in provincia di Piacenza. Questo per dire cosa? Per dire che, come dici tu, è vero che la composizione di questa classe, è una composizione molto più povera di potere e che però esprime anche, in alcuni specifici poi settori, una conflittualità e anche una capacità di organizzazione, auto-organizzazione, anche una capacità rivendicativa importante. Se, diciamo, quasi a spot ci puoi dire quali possono essere gli sbocchi, se si vedono, no, degli sbocchi politici rispetto a questa conflittualità, e proprio nella direzione, no, di una rappresentanza e di una posizione politica di classe autonoma. Dunque, sulle lotte della logistica e nel settore agroalimentare in questi anni c'è scritto molto. Hanno avuto un ruolo importantissimo, dobbiamo riconoscerlo, per rompere una cortina di silenzio e di complicità rispetto a un sistema che tutti conoscevano in una regione in cui si firmavano i protocolli sulla legalità, ma verso cui nessuno aveva avuto il coraggio di fare una seria azione di contrasto, se non le denunce impotenti agli ispettorati del lavoro, quelle cose lì. Sono state piuttosto le lotte, il sacrificio, le manganellate, le denunce subite a squarciare il velo di silenzio di un sistema che si era poi consolidato fin dagli anni 90, perché negli anni 90 ci sono stati imprenditori che hanno delocalizzato in Romania e nei Balcani. E altri imprenditori più furbi che si sono inventati una sorta di delocalizzazione interna, cioè hanno importato qui in Italia le condizioni del mercato del lavoro di quei paesi dentro i perimetri dei nostri stabilimenti, anche dentro stabilimenti storici, e questo è stato il gioco degli appalti, dei subappalti, delle cooperative. Ecco, a denunciare questo underworld, questo mondo sotterraneo, questo mondo parallelo, sono state solo le lotte operaie. Poi dopo sono arrivate le inchieste giornalistiche, sono arrivate le inchieste della magistratura, eccetera, però dobbiamo tutti essere dati a quei lavoratori, quasi sempre stranieri, tra l'altro, che paradossalmente, mentre picchettavano i cancelli, si ponevano in qualche modo dalla parte della legalità, ma dico paradossalmente anche della legalità borghese. E questo è un altro paradosso italiano, cioè le forze di polizia stavano a difesa dell'abuso di impresa, spesso a difesa addirittura di autentiche associazioni a delinquere. Tali erano quegli intrecci tra aziende private, cooperative spurie, certi consulenti. Però non possiamo, secondo me, scaricare su quei lavoratori, quelli che abitano, diciamo, i gironi più bassi del mondo del lavoro,
termini di diritti e salari, un carico di aspettative eccessive, perché sarebbe ingeneroso. Perché quelle lotte, spesso, a parte i solidali, i movimenti come Potere al Popolo, hanno sofferto di isolamento sociale, soprattutto nei territori in cui quelle vertenze si sono sviluppate. Perché spesso anche dentro le stesse aziende si verificavano, vedi il doloroso caso Castelfidi, delle terribili lacerazioni tra i diretti, cioè i pseudo garantiti, e i lavoratori in appalto. Perché c'è un gap enorme tra la disponibilità alla lotta di chi vive la sofferenza dei 6 euro lordi all'ora e la passività, la quiescenza di chi ne guadagna 10 o 11 e preferisce non mettere in discussione questi miserabili equilibri. Per non parlare poi del tema enorme, attualissimo, del rapporto tra classe operaia propriamente intesa e settori di lavoro tecnico-intellettuale, a più alta professionalità, magari anagraficamente anche più giovani, schiacciati anche loro in una condizione di precarietà molto, molto pressante ed estranea a ogni prospettiva sindacale, anche per ragioni anagrafiche, culturali, eccetera. Guardate, questo è un tema non nuovo, ce lo portiamo avanti dai primi anni 70, quando cominciò ad entrare in fabbrica una generazione di tecnici, impiegati, manutentori, collaudatori, che poi saranno spesso le avanguardie delle lotte degli anni 70. Quindi è una questione storica e allo stesso tempo molto attuale, quella di individuare il nesso che dobbiamo ripercorrere e ricomporre per mettere in connessione questi settori di classe. C'è stato in questi anni un effetto rimbalzo delle lotte dentro i settori a più alto tasso di sfruttamento, però purtroppo non sono riusciti a contagiare i piani superiori del mercato del lavoro. Per queste ragioni oggi più che mai servirebbe un grande progetto sindacale, di un nuovo confederalismo, mi viene da dire, di una nuova idea confederale che tenga insieme e ricomponga e sappia parlare questi mondi contemporaneamente, che in fondo poi non sono tanto più distanti di quanto non fossero le condizioni, che so, di un bracciante analfabeta meridionale degli anni 50 e di un lavoratore statale del nord. Eppure nei nostri anni 50 milioni di lavoratori che vivevano quella condizione di oggettiva diversità si ritrovavano nello stesso sindacato, che li teneva insieme, che era in grado di parlare a tutte queste storie, a tutti questi universi. Oggi servirebbe un progetto così, poi lo si può declinare in mille modi, però non vedo neanche, come dire, una traccia di questo lavoro. Dobbiamo lavorarci nei prossimi anni, al di là delle sigle, degli orticelli, dei settarismi, puntando in particolare sul ruolo dei delegati, che sono, secondo me, un piccolo esercito piantato dentro la produzione, che ovviamente il sindacato confederale non lancia mai sul campo di battaglia, ma che vanno in qualche modo sottratti alle influenze concertative. Anche perché dopo questa epidemia ci affacciamo effettivamente sul mondo nuovo. Molti settori di impresa hanno già il loro modello pronto, vedi i bonomi o le dichiarazioni dei RAS criminali di Confindustria Lombardia, che ci stanno proponendo una nuova etica del sacrificio, un modello claustrale, lavoro, reclusione domestica. Ecco, oggi a partire dalla crucialità delle relazioni di lavoro, dobbiamo saper mettere in campo noi il nostro modello, a partire da alcuni temi antichi e attualissimi, che sono tutti ancora lì sul tappeto. Il reddito universale, ne parlava prima Simone, anche se a me piaceva molto di più quando si chiamava salario sociale garantito. A Napoli è esistito per molti anni, tra gli anni 70 e gli anni 80, il movimento per il salario sociale garantito, tanto per dire che i punti più arretrati socialmente, almeno nell'immaginario, non lo sono necessariamente sul piano politico. Poi una contrattazione ricompositiva,
di categoria, ma anche di sito, perché dobbiamo ricomporre quello che il padrone sapientemente è riuscito a dividere in questi anni. La riduzione della giornata lavorativa sociale, e uso questa espressione per non dire dell'orario di lavoro, che quello tradizionale è stato già ampiamente destrutturato, e il tema del salario, che è sempre centrale, che riguarda l'80% degli italiani, da cui quindi a cui non bisogna sottrarsi. Questo è un tema fondamentale per parlare con la nostra gente. Da qui si deve ripartire, ritornando quanto prima a rioccupare lo spazio pubblico, l'agorà, la piazza, spegnere finalmente questi benedetti schermi, che sono una prigione in cui siamo stati costretti dalle circostanze, ma da cui dobbiamo al più presto evadere. Certo. Grazie, perché diciamo in particolare penso che tu abbia sottolineato molto efficacemente, in particolare in questa seconda parte, tutta l'importanza del tema della ricomposizione, di una ricomposizione che è diciamo volontariamente resa complessa anche dalla frammentazione dei contratti e delle contrattazioni. E penso che sia anche molto importante, diciamo, il tema che è sollevato rispetto alla confederalità. Da questo punto di vista, diciamo, come dire, fatto salvo un ruolo, come dire, funzionalmente, strutturalmente, a questo punto di tappo delle organizzazioni sindacali confederali, delle strutture sindacali confederali, c'è tutto un ragionamento rispetto a una confederalità da praticare al di là diciamo, invece della pratica di uno spazio di lotta specifico che a volte altre realtà sindacali di base praticano. Nel tuo intervento hai toccato un punto proprio in maniera flash, che però mi porta all'intervento successivo. All'inizio tu, diciamo, hai citato il comportamento e non solo il comportamento, ma anche le connessioni criminose del sistema, delle cooperative nel sistema emiliano-romagnolo. Questa è una parte del tema che volevamo chiedere a Massimo Manzoli di trattare. Massimo Manzoli, consigliere di Ravenna in comune. Perché diciamo, uno dei temi molto rilevanti per la nostra regione e per lo sfruttamento del lavoro precario e le condizioni del lavoro povero, da un lato riguarda la condizione dei lavoratori di alcuni settori relativi al comparto agroalimentare, e quindi tutto il sistema di sfruttamento brutale e di connessioni criminali che riguardano il caporalato. Dall'altro però c'è anche un tema molto serio, molto forte e molto pericoloso, che con questa, diciamo, con questa crisi che il coronavirus ha fatto scoppiare, rischia di diventare una seria ipoteca anche sulla
sui diritti del lavoro e sulle tutele del lavoro. Stiamo parlando delle infiltrazioni mafiose nella nostra regione. Sappiamo che Modena è, ad esempio, una delle province, è la provincia a maggiore concentrazione di attività mafia, attività economiche illecite in Italia. E questo non è un caso, proprio per quello che raccontava prima Giovanni. E il sistema delle mafie è anche lo stesso sistema che sorregge il lavoro agricolo sotto sistema caporale. Quindi chiedo a Massimo di offrirci, Sì. diciamo, il suo punto di vista e anche le sue conoscenze rispetto a questo tema su cui ha avuto modo di approfondire. Sì, grazie dell'invito e buonasera a tutte e buonasera a tutti. Il tema della chiacchierata in videoconferenza questa sera è essenziale ed importante, servirebbe veramente probabilmente approfondimenti per ogni sottotema che stiamo andando a trattare. E colgo lo spunto veramente che il relatore prima di me ha tirato fuori perché è essenziale raccontare il fenomeno criminoso e criminogeno delle mafie partendo dall'inizio e cercando però di non fare un racconto che sia un racconto, io dico sempre, da un lato solo, a un solo tragitto. Perché tutti noi diciamo e tutti dicono e raccontano che le mafie in regione, le mafie in Emilia-Romagna, sono arrivate dal sud, provenendo dal sud tramite il soggiorno obbligato, ad esempio, quasi come raccontare di un ente esterno che arriva su un territorio, su un terreno, sano, per capirci. E piano piano lo infetta, quasi un po' come no, i focolai del coronavirus di cui stiamo parlando in queste settimane che ci stanno toccando. Nella realtà, però, esattamente come il coronavirus va a intaccare e a estendersi maggiormente nei territori che trova impreparati. Quindi, se ci troviamo a raccontare, ad affrontare, ad esempio, sul fenomeno delle mafie o di un processo al nord, che è il processo Emilia, e che è quello che sicuramente tutti avranno sentito parlare, tutti conosceranno, che è uno dei più grandi maxi processi della storia d'Italia, beh, è perché quelle mafie che sono arrivate su negli anni inizialmente 60-70 hanno poi trovato terreno fertile. E nei dossier che assieme a realtà del territorio e di un po' tutta la regione andiamo a fare quasi anno dopo anno, ma sono 10 anni di attività, andiamo proprio a raccontare anche questo tipo di attività. E coglievo veramente lo spunto precedente perché un paio di nomi sono nomi eclatanti e raccontano veramente di come fin dagli anni 70 il soggiornante obbligato arrivato sul nostro territorio ha trovato terreno fertile per investire nella grande industria, nell'industria anche delle eccellenze. Penso ad esempio a Sassuolo, uno dei poli più grandi d'Italia per quanto riguarda la ceramica, e chi investiva negli anni 70-80 a Sassuolo investiva badalamenti. Da soggiornante obbligato, quindi il mandante dell'omicidio di Peppino Impastato, per capirci, era il soggiorno obbligato a Sassuolo e aveva creato una rete di aziende, naturalmente con la copertura legale tramite prestanomi, eccetera, eccetera, ma che sul territorio tranquillamente lavorava e faceva soldi, faceva denari. Stessa cosa accadeva ed è accaduta a Bologna o attorno a Bologna, nella zona di Budrio, dove Giacomo Riina, parente dei più noti Totò Riina, con condanne anche alle spalle, arrivato al soggiorno obbligato su Budrio, piano piano si è inserito in un'attività legale, legalissima, messa in piedi da due imprenditori catanesi che hanno avuto l'idea di vendere materassi che tutti conosciamo, che fino a qualche anno fa erano praticamente su una casa su tre di tutti gli italiani, col simbolo con l'elefantino. E Giacomo Riina, da soggiornante obbligato, nell'estate gestiva bische clandestine, gioco d'azzardo, traffico d'armi in Riviera in Romagna. Formalmente lavorava nell'amministrazione di questa azienda, la Eminflex di Budrio. Quindi stiamo parlando fin dagli anni 70, 80, 90, dove
la grossa mafia, quella che possiamo chiamare mafia perché ci sono condanne definitive che la definiscono come tale. Quella è mafia reale, cioè reale sia nel racconto giornalistico, politico, eccetera, eccetera, sia a livello giudiziario. Questo è un aspetto importante perché poi a termine del mio intervento voglio dare anche uno spunto di politico, di proposta politica, magari anche da portare avanti a livello nazionale. E quindi è fin da quegli anni, gli anni in cui vi era una sorta di boom economico, nel senso che tutto andava bene, c'erano soldi un po' per tutti, e quindi l'avere anche l'imprenditore mafioso che lavorava con la mafia sul nostro territorio non era un problema di cui parlare. Poi però piano piano sono arrivate le crisi, quindi prima le crisi economiche, eccetera, eccetera, crisi del 2007-2008 la più evidente di tutte, e nel momento di crisi, quando i soldi, diciamo, il flusso di denaro diminuisce, allora anche quell'imprenditore, eccetera, eccetera, che prima era sul territorio, piano piano forse inizia a dar fastidio. Però è proprio in quel momento che ci si accorge che è diventato troppo tardi, perché loro sono arrivati sul territorio tramite contatti col nostro territorio, hanno creato una serie di rapporti per i quali non era più possibile e non è più possibile riuscire a distinguere con facilità quello che può essere un ente esterno, quindi mafioso in questo caso, da un tessuto potenzialmente legale. Questo racconto, che è un racconto storico, però a questo racconto va sempre affiancato il racconto del senso opposto del tragitto. Perché è vero che le mafie sono arrivate sul territorio al nord, in Emilia Romagna in questo caso, e hanno iniziato a fare attività, ma è esattamente vero che nello stesso periodo storico le grosse imprese del nostro territorio, immagino soprattutto le imprese di costruzioni, io vengo da Ravenna, la Calcestruzzi di prima Ferruzzi, poi di Raul Gardini, andava deliberatamente a vincere tutti gli appalti in Sicilia tramite un patto che le indagini e poi i processi definitivi hanno chiamato patto del tavolino, per il quale i grossissimi appalti Cosa Nostra li lasciava gestire alla Calcestruzzi di Ravenna, e i piccoli appalti, sui piccoli appalti c'era la promessa che le grosse aziende del nord non avrebbero messo bocca per far lavorare le piccole aziende del sud, tra virgolette. E questo è raccontato ed è dimostrato perché uno dei più grandi dirigenti della Calcestruzzi, Lorenzo Panzavolta, è stato condannato in maniera definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Quindi non stiamo parlando, tra virgolette, di soli reati finanziari, eccetera. Quindi il racconto del soggiornante obbligato che arriva sul nostro territorio va sempre, sempre raccontato il tragitto inverso, cioè l'azienda del nord che non solo accoglie l'economia grigia, diciamo così, l'economia grigia non per forza mafiosa, ma la grande impresa del nord che va, e poi successivamente anche dell'Europa, del mondo multinazionali, che vanno a dialogare, a stringere rapporti con le mafie storiche, per creare profitti veri e propri. Quindi questo doppio filo è un filo essenziale, ed è essenziale perché poi ci racconta quello che accade anche e che può accadere in questi momenti di crisi. Noi, assieme a una rete di associazioni del territorio emiliano-romagnolo, che fanno attività antimafia da anni, abbiamo creato un sito internet, si chiama mafiasottocasa.com, in cui abbiamo mappato punto per punto tutti i fatti di mafia nell'Emilia-Romagna. Quindi è una Google Map che si può andare a guardare, zoomare, e lì si vedono i fatti di mafia passati in giudicato o quelli che sono i segnali di fatti di mafia. E lì è chiaro ed evidente come tutta la regione sia stata intaccata da questo problema. E nel momento della crisi coronavirus, nelle nostre chat private, la prima cosa che ci siamo chiesti è: ma in un periodo di crisi e di emergenza sanitaria, le mafie su cosa investono? E questa è una domanda su cui si potrebbe costruire, ad esempio, un'altra serata, probabilmente. Però questa è una domanda importante, perché capire, sembra facile adesso dopo l'insegnamento di Falcone, eccetera, ma capire il flusso di denaro che avviene nei periodi storici è fondamentale per capire dove le mafie si vanno ad appoggiare. E questo perché? Perché sul nostro territorio, un territorio che ha una vocazione agricola, ad esempio, fortissima fin dall'Ottocento, Novecento, eccetera, eccetera, e tutto adesso, il settore agricolo è uno di quei settori in cui l'illegalità, chiamiamola illegalità perché non possiamo chiamarla mafia a livello giuridico ancora probabilmente, ma l'illegalità è estremamente diffusa.
un'illegalità, a me piace sempre chiamarlo caporalato perché è un termine, diciamo, estremamente chiaro che racconta bene quello che è il fatto piuttosto che termini giuridici introdotti dalla legge del 2016, se non ricordo male come data. Ed è un'illegalità che è poi diversa, differente da territorio a territorio e chi conosce i territori può andare a raccontare e a capire. Il più possibile come affrontare il tema. Dico questo perché è importante. Nella zona emiliana, ad esempio, vi è una fortissima vocazione agricola, della filiera agricola per quanto riguarda la trasformazione, l'allevamento, cosa che magari in Romagna è meno evidente. Nella Ravennate, ad esempio, è molto più importante la produzione, la raccolta di frutta, la trasformazione di frutta e verdura, piuttosto che la logistica legata, ad esempio, al settore alimentare. E questo porta a forme di sfruttamento diverse, perché la forma di sfruttamento, del caporalato presente nella zona emiliana spesso è continuativa durante tutto l'arco dell'anno. E quindi gestita da gruppi di persone, assimilabili quindi ad associazioni legali, eccetera, eccetera. Mentre sul nostro territorio Ravennate, è per capirci un pochino più simile allo stereotipo tipico del caporale, quello che ci immaginiamo, no, della raccolta dei pomodori al sud, che avviene poi esattamente identica, se non pomodori, ma per la frutta o per altro, anche nei nostri territori. E sono poi i fatti degli ultimi anni a raccontarlo, perché a fronte di, come diceva Giovanni, prima di me, delle enormi denunce che vengono fatte agli ispettorati del lavoro, sempre più depotenziati, eccetera, eccetera, le operazioni fatte sul territorio sono sempre poche, pochissime, perché l'investimento, l'investire su questo tipo di controlli è un qualcosa che non viene fatto. Si preferisce magari fare un altro tipo di attività e controlli, magari andare a cercare lo spacciatore con gli 0,3 grammi di marijuana fuori dal liceo classico, però se c'è da andare a beccare un giro che gestisce un caporalato, una sorta di sfruttamento di lavoratori nei campi, è un'attività molto più complessa. Però negli ultimi anni ci sono stati parecchi, parecchi, parecchi casi, parecchie inchieste, e veramente il racconto è esattamente quello quasi stereotipato, che ci porta ad avere persone sui territori. L'ultimo caso, il più recente che è emerso nel mio territorio, nel territorio romagnolo, riguardava un gruppo di pakistani, per esempio, che ricevevano in subappalto, passatemi il termine, poi il subappalto è un altro di quei discorsi su cui dovremmo aprirci parentesi di ore di discussione e capire bene come in qualsiasi settore questo tema e questa cosa sia devastante esattamente per quello che diceva prima Giovanni, nel senso aziende grandi come ad esempio Marcegaglia, Ravenna, 40-50 anni fa aveva probabilmente la totalità delle persone alle sue dipendenze con un sindacato forte, con un'unione del mondo del lavoro estremamente forte, quindi con una contrattazione anche sociale e sindacale estremamente forte. Adesso invece gran parte dei lavoratori fatti all'interno del mondo portuale Ravenna vengono dati in subappalto. Subappalto, delle volte poi subappalto del subappalto, senza alcun tipo di controllo, con cooperative finte, cooperative spurie, cooperative in realtà reali, ma sono sempre molto al limite della legalità, con contratti a chiamata giornata quasi, che con il limite della minaccia e de de devi capire se andare o non andare a lavorare. E questo avviene in tutti i settori. Oggi l'intervento, diciamo, che verteva sul settore agricolo, e quindi andiamo a raccontare come, ad esempio, questo gruppo di pakistani aveva preso in subappalto la raccolta della frutta e verdura, teneva i lavoratori rinchiusi in appartamenti piccoli, 9 lavoratori alla volta. I lavoratori venivano pagati 5 euro lordi all'ora, e tutto sommato, rispetto ad altri casi, passatemi il termine che è osceno, ma venivano anche pagati tanto, perché ci sono casi degli anni precedenti in cui veramente percepivano 2-3 euro l'ora. Però a questi lavoratori veniva poi chiesti i 200-250 euro di affitto, tra virgolette, per la struttura in cui dormivano, i 40-50 euro se volevano magari l'allaccio alla linea elettrica, o piuttosto il cellulare, o la quota di trasporto per andare nel campo magari troppo lontano, eccetera, eccetera. Quindi una condizione vera e propria di sfruttamento. E questo è un caso eclatante, però nel territorio, chi vive, io abito ad esempio in paese, sa o capisce benissimo come ci siano tante realtà molto più piccole che sfruttino questo meccanismo della stagionalità, che è diverso. Questo ad esempio nell'allevamento non avviene.
della stagionalità in questo modo. Ci sono referenti, caporali veri e propri sul territorio, tante volte magari legati anche a paesi dell'est, che reclutano personale per 2, 3, 4 mesi l'anno, personale che poi viene portato sul territorio, dorme in baracche, camper, roulotte a fianco del campo in cui devono andare a lavorare, della zona del lavoro. Finita la stagionalità, tornano nel loro posto di lavoro. E questo accade sul nostro territorio, accade tutti, non dico tutti i giorni, ma è una cosa che si vede pesantemente. E, però, oltre a questo, mi piace sempre anche raccontare, almeno proprio come cenno, di quella filiera di lavoratori di cui nessuno parla. Ad esempio, se si prendono anche le grandi inchieste al sud, si vede come nei grandi campi e nei grandi centri in cui vengono tenuti come gli alloggi, diciamo, dei lavoratori sfruttati, la parte femminile viene utilizzata, tra virgolette, come prostituzione, quindi il mercato del sesso per i lavoratori, eccetera, eccetera. Mercato del sesso che è fortissimo anche nel nostro territorio regionale della Regione Emilia-Romagna. Un mercato che è illegale perché la prostituzione, lo sfruttamento della prostituzione è illegale, ma un mercato illegale che esiste, ma nessuno ne parla. Quindi l'altra domanda è: in piena emergenza sanitaria e coronavirus, le lavoratrici e i lavoratori del sesso, di cui nessuno parla, ma esistono, che fine hanno fatto? Dove sono? Come vivono? In che condizioni? Sotto chi sono, sotto chi vivono, lavorano ancora con tutti i rischi che ci possono essere, non lavorano, che fine hanno fatto? Questo è un altro tema che è fondamentale per capire cosa significa sfruttamento sul territorio e come le mafie sfruttino, qui le mafie vere e proprie, sfruttino la manodopera sul nostro territorio. Perché se è vero che le mafie sono presenti in Regione Emilia-Romagna, noi abbiamo tracciato come qualche anno fa 9 forme e 9 associazioni mafiose, quindi tutte le 4 storiche italiane, oltre a 7, 5, poi 7 mafie straniere, quindi mafia nigeriana che gestiva la prostituzione, perché le mafie italiane sono quelle cose che preferiscono non gestire perché troppo evidenti, esattamente come lo spaccio, no? Il grande narcotraffico viene gestito dalla 'ndrangheta, ad esempio, che ha la capacità di poter trattare i prezzi con i narco sudamericani, per capirci, ma lo spaccio vero e proprio è delegato, subappaltato un'altra volta alle mafie straniere. Perché questo? Perché la mafia straniera innanzitutto va a giocare sul nostro razzismo quotidiano, no? Dell'italiano medio. Quindi se io leggo sul giornale che viene arrestato un nordafricano piuttosto che uno straniero di un altro tipo che aveva 1 chilo di droga, eccetera, eccetera, la testa razzista va a pensare: ah, guarda, è venuto qua, eccetera, eccetera. Se invece fosse stato probabilmente un italiano, questo meccanismo sarebbe stato leggermente diverso. Naturalmente, poi il nordafricano e quant'altro non andrà a raccontare tutta una serie di fatti, per cui la gestione grossa del capitale rimane sempre coperta e protetta. E quindi anche questo è un altro punto. Le mafie fanno i soldi grossi con la droga sul nostro territorio e utilizzano, sfruttano lavoratori, corrieri, irregolari in questo caso naturalmente al 100%, che sono la bassa manovalanza, quasi la carne da macello. Quindi anche questa è una forma di, se vogliamo, sfruttamento e di presenza del territorio, di persone nel territorio sfruttate, che va raccontata. Io chiaro che lo dico come cenni, ogni aspetto andrebbe veramente affrontato standoci sopra de delle mezz'ore. Però mi piace che in una giornata, in una discussione in cui si parli di questi argomenti, oltre all'aspetto del cercare di trovare delle soluzioni per tutto quella che è la filiera legale del lavoro, quindi l'operaio che lavora alla Castelfrigo, all'Italpizza, alla Marcegaglia, eccetera, eccetera, che deve tornare ad avere diritti minimi essenziali per avere una vita dignitosa, è essenziale però parlare, raccontare anche di tutte quelle filiere del lavoro che sono irregolari, ma che potrebbero poi anche essere in parte non irregolari. Ragionare su una forma di riapertura, di legalizzazione delle droghe leggere,
potrebbe portare via, tra virgolette, da quell'aspetto di lavoratori irregolari, una fetta di lavoratori che diventerebbero, passatemi il termine, lavoratori regolari. Questo è un termine, anche questa è una questione che va affrontata e va messa, diciamo, sul piatto della bilancia. L'ultima cosa, poi dopo veramente vi chiudo, tutto questo racconto a grandi linee viene fatto parlando di mafie e di associazioni mafiose. Nella realtà le condanne definitive di mafia in Emilia-Romagna, ma come al nord, sono pochissime. Quindi nella realtà arrivare a dimostrare l'esistenza di un'associazione mafiosa sul territorio è estremamente complesso. Ma questo perché abbiamo una legislazione antimafia che è assolutamente tra le migliori d'Europa, migliori del mondo probabilmente, ma è rimasta legata a meccanismi sociali, tecnologici, politici, se vogliamo, del mondo del lavoro e tutto quello che vogliamo di 20 anni fa. Il 416 bis, 416 ter, prevede ancora la presenza fisica della minaccia sul territorio, fisica, proprio fisica, in un mondo, e ce ne accorgiamo adesso con la quarantena del lockdown, in cui tutto passa da uno strumento che è uno strumento tecnologico. Quindi il portare come punto politico una revisione del 416 ter per adattare ed attualizzare quelli che sono i canoni dell'associazione mafiosa a quella che è la realtà presente sul territorio. Perché se io ho un caporale che recluta delle persone da uno stato estero, le fa lavorare 4 mesi, 5 mesi sul mio territorio, sfruttandole, minacciandole, talvolta picchiandole, togliendogli i diritti, qualsiasi cosa, e poi le riporta sul tuo suo territorio, io non riesco a condannarlo per associazione mafiosa. Ma credo che ci siano tutti gli estremi per poter parlare di mafia, associazione legale, eccetera, eccetera. Quindi portare ad avere, oltre alla legge sul caporalato che dopo decenni è venuta fuori nel 2016, ma forse anche il momento di noi, diciamo, popolo della sinistra, provare ad affrontare anche questo tema qua. La legislazione antimafia è possibile adattarla a quelli che sono le nuove esigenze e le nuove forme presenti sul territorio, altrimenti continueremo ad avere una cosa, ovvero i giornalisti e le associazioni sul territorio fanno un racconto, fanno dei dossier, eccetera, eccetera, in cui scritto devono Massimo, scrivere. scusami, ti chiedo di Sì? andare verso le Sì, conclusioni perché certo. altrimenti non In abbiamo cui, spazio. in cui devono andare, in cui devono stare attenti ai termini che utilizzano, ma nella realtà, poi alla fine della fiera, quando vai a parlare con l'istituzione di turno, ti guardano e ti dicono: ma quello alla fine è solo un reato finanziario. Quindi è quello il meccanismo che secondo me è uno spunto di riflessione ulteriore, è questo. Riusciamo a mettere in piedi una serie di realtà che propongano una revisione del 416 bis e ter a quelle che sono le reali bisogni del territorio, sia al nord che al sud del nostro paese? Grazie. Grazie a te Massimo, perché diciamo, in particolare hai sollevato un tema molto importante che riguarda, diciamo, quei casi nei quali un sistema di sfruttamento già ai limiti come quello che legalmente viene permesso e anzi in cui, come ci raccontava all'inizio Simone, le tutele legali a favore dello sfruttamento sono aumentati, come questo può diventare ancora più problematico in condizioni in cui diciamo, a questo si sommano attività di criminalità organizzata. E su questo, diciamo, credo che anche per collegarmi all'intervento successivo e dare velocemente la parola a Mario Caravita di Campi Aperti, penso che sia abbastanza d'obbligo, richiamare, no? Come di fronte a una situazione
di sfruttamento bestiale che abbiamo nel settore agricolo da nord a sud e in cui, come diceva, diciamo, un sindacalista che abbiamo avuto nella nostra diretta precedente, non mancano le braccia, ma mancano i diritti e le tutele. Rappresentante delle istituzioni come Bonaccini si permette di lanciare una provocazione rispetto al reddito di cittadinanza come strumento di parassitismo, no? Che va in parte restituito andando a fare un po' di sano lavoro nei campi. Marco, diciamo che c'è una situazione nella quale di fronte al problema del lavoro povero in agricoltura durante l'epoca del coronavirus, da un lato c'è una destra populista che dice chiudiamo le porte ai migranti, facciamo andare a lavorare gli italiani, dall'altro c'è una sinistra perbenista che ci dice legalizziamo il lavoro dei migranti, così gli italiani non si devono sporcare le mani. Il vero tema che non viene mai toccato è proprio la condizione dei lavoratori nell'agricoltura e i loro diritti. Quindi ti chiedevo anche una riflessione su questo, anche alla luce del contesto più generale in cui il settore agricolo è inserito, cioè un contesto in cui la grande distribuzione organizzata ha fatto guadagni spropositati in questa crisi, ma i lavoratori del settore agricolo e i piccoli coltivatori sono invece rimasti strozzati, come ad esempio nel caso assolutamente inedito e anomalo di Bologna, in cui è stata vietata, vi è stata vietata poi come coltivatori di campi aperti l'accesso ai mercati contadini, quindi il nesso tra sistema della grande distribuzione, lavoratori in agricoltura e diritti, insomma, mi piacerebbe che fosse al centro del tuo intervento. Ok, grazie a tutti, buonasera. Cercherò alcuni flash, alcune riflessioni un po' a spot perché sono stati toccati tantissimi argomenti. Io non sono un esperto di tutte queste cose, conosco il mondo agricolo soprattutto per quel che riguarda le piccole aziende biologiche del nostro territorio, anche un po' a livello nazionale, che fanno cose ben diverse rispetto alle realtà grandi che si avvalgono di manodopera spesso straniera o comunque spesso sfruttata, ecco, diciamo, per dei picchi di produzione e di raccolta. Ecco. Volevo però iniziare da due piccole riflessioni, esperienze proprio rispetto a questo periodo particolare del coronavirus, di quello che è successo nelle nostre campagne. Alcune cose penso che siano evidenti a tutti e anche a voi, la maggior parte di voi che vive in città, come l'unica cosa che è veramente sempre rimasta aperta in questi 2 mesi di lockdown è stato il sistema della grande distribuzione. Il sistema della grande distribuzione, no, al di là del fatto che abbia pure aumentato le vendite perché la gente consumava di più, era in casa, eccetera. Però in parte identificato come unico fornitore di beni di prima necessità, non ha avuto che pochissime limitazioni al proprio operare. Questo, in questo modo anche rafforzando una propria posizione di monopolio oramai, e anche una posizione, diciamo, strategica di fornitore, appunto, ufficiale di beni di prima necessità per i cittadini. Diciamo, oscurando completamente tutta quella che è appunto una galassia di piccoli sistemi anche di distribuzione alternativa
come sono i mercati contadini, ma anche le cooperative di consumo, i gruppi di acquisto, eccetera, che sono visti invece chiudere, almeno nel nostro territorio, ma anche molti di quelli limitrofi che conosco, e possibilità di eccetera. È un dato che è successo, ecco, e a fatica stiamo riuscendo ora, dopo settimane, a riaprire i mercati, garantendo a nostro avviso anche delle forme di sicurezza e di distanziamento sociale rispetto ai rischi di contagio ben superiori a quelle che avvengono negli spazi chiusi dei negozi, dei supermercati. Insomma, noi operiamo all'aperto, possiamo permettere distanze molto maggiori fra le persone. Ciò nonostante, in queste settimane non ci è stato permesso di operare, di portare i nostri prodotti nelle città, perché i mercati, per fortuna, in passato sono stati anche un grande luogo di aggregazione e di socialità per le persone. In questo momento questo non è possibile e non ci veniva riconosciuto, diciamo, la capacità di mantenere una forma di sicurezza durante le vendite. Detto questo, adesso questa cosa, come chiedeva Chiara, si sta sbloccando proprio in questi giorni. I mercati ormai sono quasi tutti riaperti, dalla prossima settimana riapriremo gli ultimi e speriamo piano piano di recuperare anche un poco il reddito perso da tanti di noi contadini, eccetera. Un'altra suggestione, appunto, partendo dall'intervento di Simone, che per certi versi il lavoro in agricoltura anche del contadino, della piccola azienda familiare, della piccola società agricola o cooperativa che sia, è comunque lavoro povero per eccellenza da sempre, diciamo, soprattutto da quando i contadini in massa hanno lasciato le campagne per lavorare nelle fabbriche. Chi è rimasto è sempre stato comunque considerato la parte povera della famiglia, ecco. E così è stato fino a pochissimi decenni fa. Io, diciamo, fortunatamente in parte faccio parte di un po' di una nuova generazione di contadini che sono tornati alla terra per scelta, e in un momento in cui ancora questo ruolo di lavoratore povero e sfigato era abbastanza diffuso nella coscienza collettiva, ma anche nei sindacati agricoli e in tutti quanti. Insomma, come il bracciantato agricolo è sempre stato la parte debole del lavoro salariato, anche l'imprenditore, fra virgolette, agricolo o coltivatore diretto, comunque è sempre stata parte delle grandi aziende, grandi possidenti di terre, insomma, è sempre stata la parte povera dell'economia italiana, ecco, pur garantendo una quantità significativa di occupazione, ecco. Devo dire che a causa anche di tutti quei processi, diciamo, di abbassamento del salariale descritti bene da Simone, piano piano il lavoratore agricolo, sia come bracciante, quando siano garantite le tutele minime, diciamo, contrattuali, sia l'agricoltore in proprio, il piccolo contadino, si è ritrovato a essere forse non più l'ultimo gradino della scala sociale e lavorativa, ecco. E quindi sia proprio a livello economico, ma soprattutto anche a livello della qualità della vita, della qualità del lavoro, dell'alienazione lavorativa, del nuovo sistema industriale, ecco, no? Sempre più parzializzato, sempre più concentrato su mansioni di logistica e terziario, non, forse meno pesanti della fabbrica di un tempo, ma comunque non piacevoli a detta di chi ci lavora, insomma. In questa, quindi noi siamo trovati non solo a non essere più gli ultimi, ma tornando alla situazione attuale, a essere molto ricercati. Lo raccontavo ad alcuni di voi, è triste per me in questi giorni ricevere 2 o 3 telefonate al giorno di ragazzi e persone di varie età, di varie provenienze, amici di amici, conoscenti, che fanno parte di quella galassia di lavoratori
precari che in questi mesi non ha lavorato, non ha percepito il reddito, ha pagato l'ultimo affitto nei giorni scorsi e non sa come pagherà il prossimo, non ha nessuna prospettiva di rientrare al lavoro perché il proprio settore è stato praticamente un po' spazzato via o comunque in maniera, diciamo, forte, ristrutturato, e quindi sta rivolgendo in maniera disperata alla campagna come ultima spiaggia per trovare da lavorare per qualche mese. Questo è, quindi, al di là del fatto di non poter aiutare queste persone, l'unica cosa che faccio in questi giorni è ascoltare i loro racconti, sentire un poco, perché comunque spesso sono conoscenti, amici di amici, e questa cosa nel mio piccolo mi dà uno spaccato di una società che veramente si troverà ad affrontare nei prossimi mesi e forse anni una crisi che potenzia, dal punto di vista lavorativo e sociale, potenzialmente può essere forse più pericolosa e più forte di quella del 2008 che è stata citata. Ecco. Detto questo, concordo che non è che vogliamo tornare esattamente a quello che avevamo prima, appunto il mondo di prima non ci piaceva, e quindi ci piacerebbe anche sognare che da questa situazione si possa uscire con delle idee di cambiamento magari più forti di prima. Insomma, noi pensiamo anche che al di là di questa situazione particolare del virus, ci troviamo comunque di fronte a una potenziale e già in parte esplosa crisi ambientale, crisi climatica, a fronte del quale ben pochi stavano compiendo azioni veramente, diciamo, di cambiamento. E nel nostro piccolo, come diciamo, piccoli produttori, abbiamo cercato di, negli anni, di un poco anche come scelte personali, conciliare il nostro lavoro con una situazione di rispetto ambientale e quindi di soluzione concreta ai problemi dell'inquinamento e tutte cose, delle cose connesse, ma soprattutto anche di connetterci con le lotte ambientali che hanno diciamo, difeso particolari situazioni di fragilità dei nostri territori. Ecco. Detto questo, noi pensiamo che, tornando al discorso prima del lavoro, che il sistema di produzione e distribuzione del cibo concentrato nelle mani di veramente pochi soggetti ha creato degli squilibri enormi sia a livello ambientale ed ecologico e anche a livello di una situazione del lavoro, perché comunque quando i prezzi al consumo vengono determinati da pochissimi soggetti, il mercato è schiacciato da questi, la produzione sicuramente ne risente e come succede in altri settori, come è stato detto, di fronte alla competizione globale ma anche soltanto a quella locale, cos'altro resta da fare soprattutto per l'imprenditore agricolo se non ridurre il costo del lavoro dei propri operai, dei propri braccianti, per poter vendere ai prezzi della grande distribuzione. Sappiamo che non sono sempre stinchi di santo, però anche che per tantissimi agricoltori, imprenditori, diciamo, non c'è possibilità di tenere in piedi le aziende con i prezzi di mercato che la grande distribuzione impone. Quindi questa situazione che di monopolio ulteriore che il coronavirus gli ha permesso, secondo noi è un rischio forte. Per questo abbiamo rivendicato insieme a tanti cittadini che ci hanno sostenuto in questi anni proprio il diritto proprio, diciamo, del cittadino di scegliere e dell'agricoltore di produrre in un modo sano e di poter portare i propri prodotti in città, fra l'altro fornendo un servizio in questo momento di scarsità anche di alcuni beni alimentari in certe zone, riducendo gli spostamenti, riducendo i rischi di contagio. Ecco, questo secondo noi sono le piccole cose che siamo la realtà un po' autogestita come la nostra, che però cercano anche di avere uno sguardo un pochino più ampio del proprio orticello, detto in senso figurato, cercano di fare. Ecco, vorrei appunto aggiungere che questo
da questa situazione di crisi ambientale, ma anche crisi del lavoro e crisi sociale che ci troviamo in mano in questo momento, penso che se ne esca solo con una forte capacità di alleanza fra le varie parti, diciamo, della società. E noi abbiamo lavorato molto sul rapporto fra città e campagna, sia per quel che riguarda appunto l'accesso al cibo, il sostegno delle piccole realtà locali sostenibili dal punto di vista ambientale, ma anche rispetto alle lotte che fanno tante associazioni, tanti soggetti sul discorso citato più volte prima dello sfruttamento dei lavoratori nelle campagne, le lotte contro il caporalato al sud. Abbiamo collaborato spesso con realtà che fanno questo genere di battaglia. Ecco. Io non vorrei, ma vedo l'orario, è bello tardi, c'è un altro intervento, rubare altro tempo. Credo che dobbiamo stare molto attenti a non farci travolgere, ecco, anche come realtà di movimento, anche dalla disperazione che toccherà tanti, ma reagire, diciamo, come altre volte è successo nei momenti di crisi, in ottica proprio di mutuo aiuto e mutuo soccorso, sia nei confronti delle persone più in difficoltà, di chi è senza lavoro, di chi lo sta cercando, ma anche con la capacità di reinventarsi e di, diciamo, un lavoro veramente, veramente sostenibile che possa produrre beni utili, perché la ricetta che dobbiamo per forza ripartire a qualunque costo, che dobbiamo far ripartire la crescita, a noi non convince quando la crescita che avevamo, pur scarsa, anzi quasi insignificante, stava già creando dei serissimi problemi al nostro ecosistema. Ecco, crediamo che bisogna cercare il benessere delle persone e il lavoro per tutti in un'ottica anche di sostenibilità, e questo cercheremo di continuare a farlo. Per ora mi fermo qua, grazie a tutti. Grazie mille. Non mi dilungo molto nei commenti per lasciare spazio all'ultimo intervento di Anna. Anna è attivista Anna Maurizio è attivista di Mai più sfruttamento stagionale, che è un'esperienza abbastanza unica di organizzazione e di lotta dei settori più fragili del lavoro sfruttato. Abbiamo detto che settori come il turismo, la ristorazione sono quelli che plausibilmente sentiranno maggiormente i colpi della crisi coronavirus e sono anche quelli nei quali sono quelli che sono cresciuti di più in termini occupazionali, e sono quelli nei quali i livelli di sfruttamento e di assenza di tutele è maggiore. In particolare in tutta l'area rivierasca che va dai Lidi Ferraresi fino giù, estendendosi alle Marche, questa è una realtà molto tangibile. E quindi, diciamo, chiederei a Anna di parlare anche delle forme di lotta che sono state sviluppate e di quale prospettiva per l'organizzazione e l'autorganizzazione di questa parte del lavoro. Grazie Chiara, e in realtà grazie anche agli interventi che mi hanno preceduto perché in un qualche modo mettono l'accento su alcuni dei punti nodali su cui abbiamo concentrato il nostro percorso di lotta. E appunto il fatto, la situazione che stiamo vivendo adesso all'interno appunto di quella che è l'emergenza coronavirus ci permette di sentire in tutta la pesantezza proprio lo squarcio del velo di pacificazione che c'era stato fino ad ora rispetto alle condizioni di ordinario sfruttamento che il nostro settore, ma come appunto tutto quello che riguarda le condizioni del lavoro appunto povero, ma che in realtà
è il lavoro precario, il lavoro flessibile che può essere inserito all'interno di quella che è la filiera produttiva, viveva prima e che ora appunto cioè si vede proprio espropriato di qualsiasi possibilità anche di richiedere tutele e possibilità di sussistenza all'interno di questa situazione di emergenza. E parlo di sussistenza perché questa era la condizione in cui vivevamo prima. E siamo nati appunto come campagna dalle stanze e dalla rabbia dei lavoratori stagionali della Riviera e siamo diventati una piattaforma rivendicativa nazionale con il sostegno diretto del sindacato di base USB proprio perché cercavamo di mettere in luce e di palesare appunto la non rappresentazione del nostro settore, l'assenza appunto di proprio di quello che è un diritto all'esistenza del nostro lavoro e questo perché appunto siamo le persone che passano di lavoro in lavoro, di stagione in stagione, senza alcun accesso alle garanzie contrattuali minime, perché siamo gli stessi che vivono la frammentazione dei contratti collettivi nazionali, siamo quelli che vivono le deroghe a quei contratti collettivi nazionali, fatti proprio a partire dal sostegno diretto a quell'imprenditoria del turismo e della ristorazione che appunto diventa competitiva, fa profitto sul nostro lavoro e lo fa appunto perché, come diceva benissimo Simone all'inizio, la competizione è una competizione fatta sulla pelle dei lavoratori e non sulla qualità del lavoro che viene prodotto. E all'interno di quelli che sono i turni massacranti, il lavoro nero e il lavoro grigio, nei quali appunto eravamo costretti a convivere nell'assenza dei giorni di riposo, negli inevitabili fuori busta che ci venivano dati e concessi con la pacca sulla spalla perché dovevamo sorridere al fatto di essere sfruttati, perché appunto siamo la generazione quella dei lavoretti, siamo la generazione di chi deve fare la gavetta inevitabilmente perché il proprio lavoro non è qualificato e di fronte a questo appunto e di fronte soprattutto all'isolamento, che era un altro dei punti che è stato detto questa sera, in cui ci trovavamo a convivere, perché di fatto siamo soli rispetto a delle condizioni di lavoro che non possono diventare vertenza facilmente, anche grazie alla collusione dei sindacati confederali che hanno scelto di non rappresentarci e di favorire la precarizzazione, la flessibilizzazione appunto del lavoro. E di fronte a questo appunto abbiamo scelto di unirci all'interno di una lotta che potesse parlare di quello che accade nelle nostre riviere, che vengono tanto vantate nel nostro paese perché appunto sono il fiore all'occhiello di un'economia che si diceva fosse il rilancio. E all'interno però dell'emergenza coronavirus ci troviamo di fatto ad avere accesso a delle briciole, a non sapere se e quando ricomincerà la stagione, a
non sapere di fatto come poter arrivare a fine mese, come poter sostenere le nostre famiglie, come poter pagare l'affitto, le bollette, perché appunto tutto quello che erano, tutte quelle che erano le misure che permettevano la garanzia del lavoro sono state via via, come è stato precedentemente detto anche negli altri interventi, sono state via via appunto smantellate accanto alla nostra frammentazione come classe lavorativa. E questo è un punto che per noi è che per noi è stato fondamentale proprio anche in questi 2 mesi di quarantena, nel ritrovarci, nel voler continuare la nostra lotta, perché quello che si diceva negli interventi precedenti sulla necessità quindi della ricomposizione lo riteniamo fondamentale. E riteniamo fondamentale però il fatto che piuttosto che ostacolare i settarismi, ostacoliamo la settorializzazione del lavoro. E questo perché appunto siamo convinti che la nostra condizione come lavoratori della stagione non sia poi così tanto differente a chi lavora a progetto, dai lavoratori autonomi, dai rider, dai braccianti agricoli, quindi siamo appunto tutta quella parte del lavoro che in questi 2 mesi non è stata minimamente ascoltata, perché nei TG, nelle interviste che si sono susseguite nei giornali nei programmi anche appunto di inchiesta, la voce era sempre quella di Confcommercio, Confindustria, Confartigianato, Confcooperative, la voce era quella dei sindaci che promuovevano e che rivendicavano appunto questa retorica dell'unità nazionale, del farsi forza, del continuare a stringere la cinghia affinché le nostre imprese potessero tornare a produrre, le nostre imprese quindi dalle fabbriche nelle quali i settori essenziali, per essere settore essenziale basta avere un'autocertificazione, come anche appunto le imprese della costa, che continuano a chiederci, a pretendere di fare profitto sulla nostra pelle. E su questo punto ci tenevo a citare le parole di un albergatore che in un'intervista questo è stato uno dei comunicati che avevamo commentato in questi 2 mesi, che dice: se a qualcuno quest'estate, nel caso mai riaprissimo, verrà in mente di venirla a menare con domande alla Carlona del tipo quanto si lavora, quanto mi dai, quando è il giorno libero, vi dico con il massimo garbo possibile, non vi presentate, non c'è bisogno di persone come voi, siamo in emergenza e come tale deve essere gestita e lavorata. Se pensate di avere o pretendere come non fosse successo nulla, datevi all'ippica. E è un po' questo, purtroppo, l'atteggiamento. Sicuramente questo albergatore ha utilizzato delle parole diciamo meno politically correct, però il discorso che viene ribadito dai sindaci di Fano, come dai sindaci di Rimini, come che viene ribadito da lo stesso Bonaccini, il punto è di non lamentarci, perché già siamo considerati quelli che dovranno in un qualche modo pesare sullo Stato perché richiederanno un sussidio. E questa colpevolizzazione estrema che ci viene fatta rispetto all'espulsione continua e progressiva che abbiamo subito rispetto al mercato del lavoro, a noi non ci sta bene. Cioè, abbiamo scelto di dire basta, e un po' ricollegandoci anche a quello che era il filone del 1° maggio, quindi della pazienza zero dei lavoratori, non ci stiamo all'interno di questo contratto al ribasso
fatto di continuo rispetto a le esigenze di vita, di esistenza, che come lavoratrici e come lavoratori pretendiamo. Quindi sicuramente all'interno delle riflessioni che abbiamo fatto e quindi anche del percorso di lotta che stiamo portando avanti, auto-organizzandoci come lavoratori, all'interno appunto di questa piattaforma rivendicativa, il punto centrale è quello di rivendicare, richiedere, pretendere misure reali di sostegno al reddito. Perché appunto le briciole che ci sono state date fino ad ora, che non sono arrivate a tutti e che non contemplano tutta la platea degli idonei aventi diritto, non ci basta uscire dalla soglia di povertà relativa definita addirittura dall'Istat, appunto parliamo di una misura una tantum di 600 euro che è al di sotto dei 780 euro previsti parliamo di quell'assenza appunto di misure che riguardano la casa delle misure che riguardano fondi straordinari per famiglie e nuclei familiari che sono a esclusione sociale e di conseguenza all'interno di questo la questione del reddito ci sembra centrale, esattamente come però ci sembra centrale il fatto di non guardare solo all'oggi, di guardare in prospettiva e di guardare all'interno quindi di un percorso di ricomposizione dei lavoratori che nonostante quello che la controparte continua a fare, quindi di dividerci in lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, dove però in realtà anche i lavoratori di serie A continuano ad aspettare la cassa integrazione, siamo convinti appunto che è l'unione delle lotte a poter permetterci di avanzare e questa unione delle lotte però non può accettare una contrattazione al ribasso, una negoziazione fatta attraverso le specifiche vertenze, ma crediamo sia fondamentale appunto pretendere una contrattazione collettiva nazionale che mantenga il minimo almeno, e che quello è il punto di partenza però, e che poi permetta quindi anche di rivendicare il salario minimo, che è un altro punto fondamentale su cui, da cui siamo partiti e che per noi oggi rappresenta un punto centrale della nostra prosecuzione della lotta. E sicuramente quello che veniva definito come un tappo e che riguarda il come lo sfruttamento del territorio può essere sottaciuto o non reso visibile anche proprio da quei meccanismi che in un qualche modo naturalizzano il lavoro nero e il lavoro grigio, è di fatto un problema. E lo diventa ancora di più nel momento nel quale il lavoro precario è un lavoro che non è che non viene rappresentato e nel momento nel quale appunto si sceglie guardare esclusivamente a una voce e per questo motivo comunque quello che cercheremo di fare insieme appunto anche ai lavoratori della ristorazione come agli altri lavoratori precari che stanno subendo tutti i contraccolpi di questa crisi è quella di scegliere di avere voce e di squarciare appunto questo tappo e posizionarci pretendendo
il riconoscimento sia della nostra professionalità che il riconoscimento della nostra dignità. E questo lo dico anche e soprattutto in relazione a, al come le nostre braccia possono essere demansionate, dequalificate, spostate in ogni ambito e in ogni settore, per il semplice fatto che appunto siamo lavoratori di basso rango, lavoratori di serie B, e che quindi dobbiamo semplicemente ringraziare del poco che ci viene dato. E chiudendo, per non prendere ulteriore tempo alla diretta, vi invito a seguire la diretta che faremo domani dalla nostra pagina Mai più sfruttamento stagionale, dove parleranno proprio i lavoratori della stagione e racconteranno quello che appunto stanno vivendo in questa situazione di emergenza. Grazie. Grazie a te, Anna. Senza andare troppo oltre, diciamo, penso che sia un intervento proprio appropriato con cui chiudere. Ci ha ricordato un paio di cose che sono state poi centrali dentro alla discussione dall'inizio, cioè la necessità di rompere con la retorica dell'unità nazionale, perché questa crisi verrà gestita in modo tale che si tenterà di farla pagare ai lavoratori e alle lavoratrici, in particolare a quelli che vivono maggiormente nel precariato, e rispetto a questo diciamo le uniche vie di risposta sono quelle di organizzare, auto-organizzare il lavoro, andando verso promuovendo una ricomposizione del lavoro. E penso che, diciamo, questo sia essenziale come indicazione per rivendicare diritti e salari. E penso che sia anche, diciamo, un'indicazione molto importante per costruire forme della rappresentanza politica che siano all'altezza dello scontro con chi ci vorrà far pagare questa crisi. Io vi ringrazio tutti, credo che sia stata una iniziativa molto stimolante, molto interessante, spero che lo sia stata anche per chi ci ha seguito. E non posso fare altro che chiudere dandoci un augurio di trovarci al lavoro e alla lotta nelle strade. Grazie a tutti. Ciao, buonanotte a tutti. Grazie. Grazie. Ciao a tutti, buonanotte.